Organizzare un festival musicale, qualunque tipo di evento culturale, è sempre una sfida, però a noi dei Vespri, insomma, abbiamo dimostrato che le sfide ci piacciono e la dimostrazione è il fatto che siamo arrivati alla 19ª edizione. Avrebbe dovuto essere in realtà la 20ª, ma il Covid ha fatto sì che la nostra edizione del 2020 venisse purtroppo cancellata, ma questa cosa ci permette una coincidenza che io vedo sotto i migliori auspici, cioè nel 2024 Pesaro, capitale italiana della cultura, avrà la nostra 20ª edizione, quindi questa cosa mi piace molto. Dal punto di vista delle sfide, la sfida è senz'altro il fatto di coniugare lo strumento organo, che è uno strumento di difficile e raro ascolto, che solitamente si associa, se vogliamo, alla liturgia, a un evento concertistico che si sposa sempre con le architetture che lo ospitano. Infatti il nostro testimonia di essere un festival sempre più itinerante. Quest'anno le chiese coinvolte sono le più importanti e preziose anche dal punto di vista artistico. Sono la Chiesa di Cristo Re, la Basilica Cattedrale, la Chiesa del Nome di Dio, Sant'Agostino, Annunziata e San Giovanni Battista. Devo dire che è un festival molto importante che raggiunge quasi 20 anni di età. Quest'anno sono compie 19 anni, un'iniziativa, un festival che viene effettuato principalmente all'interno delle chiese e dico sempre che è anche un'occasione sia per far conoscere l'organo, che è uno strumento che la gran parte dei cittadini non hanno mai sentito suonare, ma soprattutto l'occasione anche per visitare quelle che sono le chiese presenti nel nostro territorio. Quindi io faccio complimenti alle persone che hanno organizzato questa bella iniziativa, devo dire che ho partecipato diverse volte ed è sempre pieno, quindi sta a significare che è un tipo di musica che i cittadini pesaresi apprezzano. Concludo dicendo che comunque Pesaro, lo sappiamo, città della musica, per il 2024 capitale italiana della cultura e tutte queste realtà, queste associazioni che organizzano queste iniziative hanno contribuito sicuramente al risultato finale, perché la musica non è solamente quella di Rossini, ma questo risultato è il frutto anche del fatto che c'è che la musica scorre nelle vene dei pesaresi e che i pesaresi amano la musica in senso generale. L'inaugurazione è mercoledì 5 luglio alla Chiesa di Cristo Re, sono tutti appuntamenti settimanali e la conclusione è giovedì 24 agosto, quindi non un mercoledì come è nostra abitudine, ma abbiamo deciso di spostarlo al 24 sempre con il gioco delle assonanze numeriche con il 2024 Città Capitale della Cultura. Gli appuntamenti vedono sempre artisti di rilievo internazionale, gente che ha una carriera artistica attiva in tutto il mondo, occupati o in concerti per organo solo, anche solo di improvvisazione, in ensemble più o meno grandi e con l'ausilio anche dei testi. Lucia Ferrati in due serate legge Magnificat di Alta Merini e L'uomo che cammina di Christian Bobin, e l'ultima serata è una chicca perché viene presentato uno spettacolo in seconda esecuzione mondiale, presumo. Ed è una conversazione teatrale per musica, voce narrante e pittura dal vivo, con la riscrittura della figura di Isacco, la figura biblica di Isacco, fatta da Alessandro Pertosa, che ne ha curato la tessitura poetica, e Lucia Ferrati sarà la voce narrante, Giuliano Del Sorbo farà una performance pittorica e io e mio marito Martino Porcile eseguiremo delle musiche, un programma completamente contemporaneo, quindi diverso da quello che, diciamo, il pubblico è abituato a sentirci, quindi un evento assolutamente degno di nota.